Al grido giù le mani dalla sanità e con l'esposizione di cartelli e striscioni, alcuni cittadini isolani hanno inscenato una manifestazione di protesta all'esterno del bar Carise di Ischia, dove il presidente uscente della regione Campania Stefano Caldoro era impegnato in una convention elettorale alla ricerca di voti per poter essere riconfermato governatore. Nel mirino dei manifestanti c'era soprattutto la questione legata agli utenti psichiatrici ex Villa Orizzonte, i quali, dopo l'incendio sviluppatosi nell'ex hotel Villa Stefania di Casamicciola Terme, dove hanno alloggiato per qualche mese, ora rischiano il trasferimento in strutture della terraferma. A Egidio Ferrante, educatore professionale della salute mentale che da anni si prende cura degli utenti che rischiano il trasferimento a Napoli, abbiamo chiesto cosa contestano a Stefano Caldoro. Cosa rinfacciate stamattina a Caldoro qui? Che praticamente queste persone che non hanno avuto niente dalla vita, dalla nascita, rischiano di nuovo la deportazione sulla terraferma, rinunciando agli affetti e tutto questo lavoro di sostegno e di accompagnamento che gli abbiamo garantito per 20 anni. Allora, se i tagli si fanno sui servizi fondamentali di qualità e non sugli sprechi, mi sembra che la spending review ha fallito, anche perché sappiamo che all'interno della vicenda di Villa Stefania sono stati sprecati soldi, diversi centinaia di migliaia di euro sprecati per chiudere, sia dal punto di vista amministrativo, perché le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato dimostrano questo, pure dal punto penale, perché è intervenuta la magistratura mettendo a dicembre i sigilli. Per cui, se questo è spending review, noi siamo contro, e visto che c'è il presidente Caldoro e la sanità rappresenta il 70% del budget della regione Campania, vogliamo gridare forte questa cosa, che noi non vogliamo e non molleremo di un solo passo, e non vogliamo appunto che i pazienti vengono trasferiti sulla terraferma. Per la cronaca ricordiamo che nei mesi scorsi Villa Stefania è stata al centro di feroci polemiche perché ritenuta una struttura poco adeguata ad ospitare gli utenti di Villa Orizzonte. Si tennero manifestazioni di piazza e furono inviati esposti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti da parte del Comitato Spontaneo di Cittadinanza Attiva dell'Isola di Ischia e del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista guidato da Domenico Savio. Alla fine l'ASL Napoli 2 ha deciso di trovare una struttura alternativa a Villa Stefania, struttura che al momento però non è stata ancora trovata.